Per necessità parleremo della notizia di oggi, cioè di Cristiano Ronaldo che potrebbe andare allo Sporting Lisbona. Ne parleremo oggi perché voglio fare un discorso un po' generale su quelli che sono alcuni calciatori della Juventus e alcuni proprio calciatori nel calcio. Quindi, notizia di oggi, la mamma di Ronaldo ha detto che proverà a convincerlo per farlo tornare a giocare in patria, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Per questa notizia e tante altre c'è OneFootball, qui sotto in descrizione, da scaricare gratuitamente sui vostri cellulari, perché il calciomercato si sta infiammando. Qua sta entrando nel vivo, perché manca veramente poco alla conclusione di questa stagione deludente per la Juve, e dobbiamo capire se ci sarà Ronaldo, se ci sarà Dybala, se ci sarà Pirlo. Scaricate OneFootball. Partiamo appunto da Ronaldo, perché nella partita di ieri col Sassuolo, che non è stata una partita chissà bellissima, eccezionale, fantastica, però la Juventus ha tirato fuori gli attributi che non si vedevano da tempo. Per larghi tratti della partita non ha meritato il vantaggio, poi torna a casa con i tre punti. Torna a casa con i tre punti e gli uomini in copertina sono appunto i vecchi. Di solito si va sempre a puntare il focus sui giovani. Invece ieri Buffon, più di 40 anni, dopo aver dichiarato che lascerà la Juventus, va a parare il rigore a Berardi, va a comandare la difesa, va a urlare, e poi è uno show anche davanti ai microfoni di DAZN, dove parla, dove fa capire che adesso non ha ben in mente cosa accadrà nel suo futuro. Non fategli domande sul suo futuro, perché avrà un mesetto per capire, e ha fatto capire quanto è stato importante per la Juve dentro, ma soprattutto fuori dal campo, soprattutto fuori come uomo spogliatoio. Lui ha detto la parola leader, poi se l'hai rimangiata perché ha capito che aveva detto una roba troppo grossa. No, possiamo dirlo tranquillamente, sì, leader, assolutamente leader, capitano appunto dentro e fuori dal campo. E l'altro ragazzino è Cristiano, che ieri raggiunge quota 100 gol con la maglia della Juventus in meno di 3 stagioni, primo nella storia della Juve ad arrivare ad almeno 100 gol in meno di 3 stagioni. Tutti gli altri c'erano arrivati bene o male in 4, questo per farvi capire la dimensione, no, di Cristiano Ronaldo. Per darvi il dato, anche Dybala ieri arriva a 100 gol con la maglia della Juve, ci arriva in 6 stagioni, il doppio. Perché? Perché ci sono giocatori come Ronaldo e Buffon che hanno delle categorie superiori, e per quanto questa Juventus non sia eccezionale sotto il punto di vista difensivo, e l'abbiamo visto ieri, abbiamo ballato tantissimo, pure Buffon para un rigore e fa anche un paio di parate spettacolari, tiene alta la concentrazione della squadra parlando, quello è un valore aggiunto, quello è un fuoriclasse. Stessa cosa Cristiano Ronaldo, nonostante una squadra che non sta girando al meglio, nonostante 3 anni di Ronaldo e 3 anni di centrocampo inadeguato, nonostante 3 allenatori diversi, partner d'attacco diversi, da Mandzukic a Higuain, a Dybala, a Morata, tutti diversi, sempre diverso, schemi diversi, moduli diversi, modo di allenare diverso, una costante c'è, Cristiano Ronaldo continua a fare gol. È inutile, non si ferma, perché ci sono dei giocatori che anche a 40 anni o quasi a 40 anni sono troppo forti e restano nella storia del calcio per quello. Quindi sì, i giovani, però servono anche figure come queste, e la Juventus rischia di perderle entrambe. Buffon al 100% non ci sarà più, Cristiano Ronaldo invece molto probabile che in caso di mancata qualificazione alla Champions League, o forse anche in caso di qualificazione alla Champions League, il rischio è di vedere Ronaldo lontano dalla Juve. Poi sempre nella giornata di oggi si parla di Douglas Costa al Gremio, il Gremio lo vorrebbe in maniera gratuita, la Juventus non è proprio contenta di questo. Io immagino una trattativa per Ronaldo allo Sporting eventualmente. Ronaldo pesa ancora a bilancio per la Juve qualcosa come 25 milioni di euro, oltre all'ingaggio stratosferico che percepisce. Magari sull'ingaggio decide lui di abbassare pur di tornare in patria, però la Juve vorrà non fare minusvalenza, quindi eventualmente che sappiano le squadre vogliose che desiderano avere Cristiano Ronaldo in rosa l'anno prossimo, la base d'asta è sui 25 milioni di euro. Poi bisognerà capire la Juve quanta necessità avrà di togliersi lo stipendio di Ronaldo dal bilancio. In caso Europa League c'è caso che si possa addirittura andare a fare minusvalenza sul cartellino di Cristiano Ronaldo. Questa cosa è tremenda, se vado a pensarci è tremenda. Però pensiamoci successivamente, ma l'idea di farvi capire che ci sono giocatori che rimangano nella storia come Buffon e Ronaldo. Buffon prende infinito come voto nella partita di ieri. Non posso dare nessun altro voto a Gigi se non infinito. Ed ora la voglia di salutarlo in maniera adeguata è tantissima, e
la mia volontà, forse addirittura quella di vederlo titolare nelle prossime tre partite, le due di campionato per fare la Coppa Italia, o vederlo quanto più in campo possibile, perché poi anche Szczęsny, no, in bilico, dipenderà se arriverà Donnarumma, che è il vero e proprio erede designato di Buffon, lato nazionale italiana, quindi potrebbe diventarlo anche lato Juve. Ovvio che per un discorso di rispetto e forse anche di merito, dato che si è parlato tanto di meritocrazia in questi giorni, forse merita addirittura Buffon di giocarle queste ultime tre partite. E qua dovrà essere bravo Pirlo, dovrà capire Pirlo, però non sarei stupito di vedere Buffon titolare in tutte le altre tre gare da qui alla fine dell'anno. Infinito il voto Buffon. Danilo, voto 6. Non mi ha fatto particolarmente impazzire la prestazione di Danilo. Sufficiente, con qualche sbavatura, ha rischiato qualcosina, cartellino giallo anche che si va a prendere su un errore non suo, deve andare a rimediare su un errore, mi pare, di De Ligt, che anche lui ha un po' ballato, non è stato il miglior De Ligt, non è stato il miglior Danilo, entrambi 6, ma De Ligt è il nostro baluardo difensivo, è quello che comunque tiene a galla tutta la nostra difesa, perché Bonucci, anello debole della retroguardia juventina. Stavamo parlando di super uomini come Ronaldo e Buffon, che loro sicuramente nella storia del calcio ci finiscono di diritto. Chiellini e Bonucci sicuramente entrano nella storia personale della Juventus, non sono giocatori che verranno ricordati per sempre come i più grandi della storia, e sono quelli che in questa settimana hanno creato un po' di problemi, no? Dietro la Juve. Ieri Bonucci va a procurare quel rigore nato da un errore di Rabiot, questo bisogna assolutamente sottolinearlo. Però Bonucci sembra sempre più indietro, sempre più lontano dall'idea di Bonucci al quale eravamo abituati. L'anno scorso come ha fatto una buona stagione. Quest'anno molto meno. Non so se è per via di questo nuovo modo di difendere che sia Pirlo che Sarri hanno, questa volontà di difendersi in avanti, di difendersi attaccando, quindi scappare sempre all'indietro. La Juve quest'anno è veramente abituata sempre a scappare all'indietro, perché sa che potrà succedere qualcosa di brutto. Anche lo stesso De Ligt, che è sempre stato uno che difendeva in avanti, scappa sempre all'indietro, perché quest'anno veramente c'è la paura che possa andare storto qualcosa, e quindi si va a coprire la porta. Non è proprio giustissimo, e lo stiamo vedendo con i risultati. Bonucci e De Ligt, uno no, Bonucci, e uno sufficiente, De Ligt. Secondo me è sufficiente anche Alessandro, anche lui voglio dare 6, forse anche 6 più per il salvataggio che ha fatto su Berardi. Berardi, tra l'altro, incredulo, gli dice: ma dai, ma come hai fatto a fare una roba del genere? Una buona prestazione. L'unico problema di Alessandro è che davanti si vede sempre pochissimo, non spinge, non si butta dentro, forse perché siamo abituati che a destra c'è Cuadrado di solito e fa tutta un'altra partita. Ieri Danilo e Alessandro un po' bloccati, hanno fatto il compitino, quindi sì, sufficienze e nulla più, ma in questo momento va bene anche il compitino se alla fine ci porta a casa i 3 punti, non ce ne frega niente, perché non abbiamo veramente più margine d'errore, anzi, siamo oltre, dobbiamo sperare nell'errore degli altri. Una roba tremenda che detesto, anche ieri sera a fare il video post partita, vado a guardare il calendario delle altre e dire: speriamo che una perda un punto qua, uno perda un punto qua, speriamo che succeda questo, è una roba che mi fa schifo. E ovviamente speriamo di vincere noi, perché in primis noi dobbiamo fare 6 punti nelle prossime 2 partite di Serie A, e poi sperare che gli altri in qualche modo possano inciampare anche in un osso di formica. Chiesa, ancora un po' indietro, prestazione sufficiente ma ancora un po' indietro, anche col Milan l'avevamo visto, tornato all'infortunio, tranquillo Fede, lo sappiamo quanta voglia, quanta intensità di solito metti nelle partite, tanta roba, ripartiremo sicuramente da Chiesa l'anno prossimo, ma questa partita nello specifico non è stata la partita di Chiesa, ma va bene così. Un bellissimo tiro che poteva diventare un capolavoro, quello che, da cui parte la sinistra e poi conclude con un destro a giro, esce di poco, una prestazione sufficiente da 6, niente di più. Arthur non mi ha fatto impazzire, anche lui sembra molto indietro di condizione, questo è normale, naturale, dato che non giocava una partita da non so neanche più dire del tempo. Fatto sta che torna Arthur e la Juve torna a vincere, mi fa ridere pensando a un video che avevamo fatto qualche tempo fa, nel quale andavamo a evidenziare davvero che quando c'era Arthur la Juve vinceva, quando non c'era Arthur la Juve perdeva. Questa cosa, il nostro talismano, no? Diventato il nostro nuovo talismano, anche se poi fa una partita abbastanza brutta come quella di ieri. Il gol che prendiamo, tra l'altro, forse nasce anche dal fatto che Arthur non vada esattamente a coprire lo spazio dei centrocampisti del Sassuolo che avanzano, permettano l'1-2 bellissimo, e poi Rabiot si ritrova nel mezzo del torello proprio perché Arthur non va un po' ad accorciare a centrocampo. Ma ci sarà possibilità di farlo tornare
a posto con qualche partita nel motore dall'anno prossimo ormai, perché è difficile farlo entrare in condizione a 3 partite dalla fine. Rabiot 7 meno, prestazione molto buona secondo me di Rabiot. Il meno è perché è il rigore dello 0-0, non dell'1-0, perché poi Berardi lo sbaglia e Buffon lo para. Nasce da un'imprecisione di Rabiot, l'ennesima imprecisione di quest'anno, non dico di Rabiot, dico in generale. Molte volte ci ritroviamo lì a voler impostare da dietro la palla che scotta, il passaggio sbagliato, il dettaglio tattico che ci sfugge e non ce la facciamo e andiamo a complicarci la vita da soli. L'ha detto anche Pirlo e condivido. Andiamo sempre a complicarci la vita da soli con degli errori banalissimi, come quello di Rabiot, che è un errore banalissimo. Poi invece fa una buona prestazione. Una novità, il gol dell'1-0 era molto più facile allargare su Ronaldo, che chiedeva il pallone, aveva fatto il movimento, gli indicava dove passargliela. Lui invece decide di ignorare Cristiano e decide di tirare in porta. Quindi personalità, carisma, che molte volte Rabiot non ha dimostrato. E sempre per tornare a quel discorso che la Juve quest'anno sta facendo fatica, era molto più facile darla a Ronaldo e dire risolvi i miei problemi. Invece per una delle prime volte, anche con la Lazio, aveva fatto questa cosa Rabiot. Infatti poi la partita dopo col Porto in Champions League fa pure gol. Col Milan è stato uno dei migliori in campo. Ieri è stato uno dei migliori in campo e ci mette anche quella voglia in più di far vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che è sempre stato Rabiot. Quindi un Rabiot palesemente in crescita. E vediamo se ci sarà spazio anche per lui l'anno prossimo nella Juve. L'unico problema di Rabiot è legato all'ingaggio. Mi piacerebbe vederli in un centrocampo a tre, perché sono sempre più convinto che tutte queste coppie di centrocampisti che può fare la Juventus con quelle che ha a disposizione quest'anno siano incomplete per un motivo o per un altro, destinati sempre a giocare per vie orizzontali, perché facciamo fatica ad andare in verticale, facciamo fatica a trovare i giocatori negli spazi. Ieri abbiamo giocato un altro tipo di partita e in questo tipo di partita Rabiot è fenomenale, perché è un giocatore che fa break, è un giocatore che porta palla, un giocatore che come ieri va a concludere oppure va a servire appunto il pallone allargato in orizzontale per poi dire fate voi che siete più adatti di me a concludere. Invece ieri fa il gol e fa anche l'assist a Cristiano Ronaldo, perché va a saltare di testa, allunga quel pallone quanto basta per Cristiano, che con una finta manda al bar il difensore e con il sinistro insacca il gol numero 100 in maglia Juve. Quindi Rabiot 7 meno, perché comunque ha avuto quel déjà vu difensivo, ma la prestazione è stata solida. A me è piaciuto anche Kulusevski, gli do 6 e mezzo, ha fatto anche l'assist per il gol numero 100 di Dybala, pimpante. Tra l'altro Chiesa sulla destra, Kulusevski sulla sinistra, mancava Cuadrado basso, quindi Pirlo decide di mettere Chiesa col piede giusto e poi ce la spiega anche questa mossa, ma arriveremo quando andremo a parlare di Pirlo. A me è piaciuta la prestazione di Kulusevski. Nel primo tempo, nei primissimi minuti, è stato forse uno dei migliori, poi un po' in calare e poi l'assist per Dybala. Però fossero sempre così le prestazioni di Kulusevski, gli ho visto fare prestazioni molto molto più brutte, io gli do 6 e mezzo. Mi ha soddisfatto ieri. E poi Dybala Ronaldo, 100 gol entrambi, 200 gol in due. Do 7 a tutti e due per un motivo o per un altro. Cristiano, perché ne abbiamo già parlato, giocatore che è inutile, è la storia del calcio. Dybala, 100 gol con la maglia della Juve, nel doppio del tempo rispetto a Cristiano, ma ad oggi la mia speranza è vedere Dybala per il futuro alla Juventus, proprio per il discorso che Cristiano va verso i 40. Ed è vero che, come dicevamo prima, lui e Buffon sono al di là, ok? Sono giocatori al di là della media. Che è vero che pensare a una Juve che magari non andrà in Europa League o comunque andrà in Champions League, ma avrà un ultimo anno di Cristiano Ronaldo a livello di contratto, no? Cristiano percepisce un ingaggio pesantissimo. Cristiano pretende, chiama una squadra di un certo livello, cosa che la Juve forse non è in grado di dargli. Allora se devo pensare a un futuro, se devo pensare a una ripartenza, vado a far firmare un rinnovo a Paolo Dybala piuttosto che perderlo a zero, e rischio di perdere a zero Cristiano Ronaldo dopo aver usufruito degli ultimi 4 anni di carriera ad alti livelli di Cristiano Ronaldo, e magari cerco di eventualmente cederlo davvero in questa sessione di mercato, davvero intorno ai 20 milioni, cercando di alleggerirmene a livello di bilancio gli altri 30, che per due sono 60, liberando quasi 100 milioni di spazio salariale. È anche vero che l'impatto che ha Cristiano Ronaldo con la squadra, in questa squadra, forse in Serie A, non ce l'ha nessuno. È vero anche che Dybala in questo momento è una seconda linea e Dybala deve essere messo al centro del progetto. Per farlo rendere bene, Dybala deve essere consapevole di essere uno dei giocatori principali della Juve. E in questi ultimi anni si è un po' nascosto nell'ombra di Cristiano Ronaldo, non so se volutamente, non so se per necessità,
Ma ad oggi è inutile, se devo pensare a chi vorrei tenere dei due, sperando di poterli tenere tutti e due, ovviamente aggiungere qualcosina, ad oggi terrei Paulo Dybala. Terrei Paulo Dybala nonostante, lo sapete come la penso, secondo me non è uno dei più forti, non è un campione, non arriverà mai a quei livelli lì, però è giusto che poi se Cristiano prende quei soldi lì, caso Cristiano vuoi aggiustare il contratto di, non so, passare dai 30 ai 15 milioni di euro, allora possiamo tenere anche te, anche due stagioni volendo, quei 30 te li diamo in due stagioni, però ad oggi è difficile, è molto difficile riuscire a pensare a una Juve con Cristiano Ronaldo proprio per questo, ma è anche difficile pensare a un Ronaldo che se ne va proprio per questo. Ragazzi, il Covid ha completamente sconvolto il modo di ragionare. Bentancur entra, prestazione da 6 dopo di Bentancur che sbaglia un gol già fatto, gli fischiano fuori gioco, in realtà era buono, non è sicuramente un goleador, però anche lui va in percussione, ok, quindi poteva fare gol sia Rabiot che Bentancur nella stessa partita, sarebbe venuto giù il mondo. Meccanico Quadrado vediamo senza voto perché hanno giocato veramente pochissimi minuti. A Pirlo do 7, signori, gli do 7 perché ha fatto la partita che doveva fare. Lui ha capito la partita, non ha capito il momento, ha capito la partita. Ha capito che il Sassuolo è una squadra che comunque la partita la vuole fare, non ne frega niente se sei la Juventus, lui vuole fare la partita, De Zerbi vuole fare la partita, De Zerbi ha fatto la partita e l'avrebbe anche meritata, Pirlo ha deciso di giocare di ripartenza. Abbiamo fatto due gol che sono due ripartenze e il terzo gol l'abbiamo fatto con un lancio lungo del portiere e una spizzata del centrocampista, quindi robe veramente elementari, basilari. Perché? Perché questa squadra, ragazzi, è questo qua. Soprattutto se dall'altra parte c'è una squadra come il Sassuolo che vuole giocare a calcio, e allora rischia di scoprirsi. E quando si scopre, allora basta un break a centrocampo, basta una ripartenza, un filtrante, un lancio lungo. E sono esattamente le occasioni che abbiamo avuto. Poi la Juve nel finale, quando il Sassuolo ormai, dopo aver fatto una buonissima partita, si è sfilacciato così. La Juve ha avuto delle altre occasioni, ha avuto la possibilità di andare anche sul 4-1 eventualmente. Già il 3-1 è un super risultato per il momento della Juve, per la classifica, per il morale, per crederci, 3% di possibilità di arrivare in Champions League. Ma credo che Pirlo abbia fatto delle ottime scelte, anche il fatto di mettere i giocatori Chiesa e Kulusevski sul piede giusto, che è un pezzo che lo diciamo, no? Lui dice non voglio farli accentrare perché non voglio mandare la conclusione, voglio semplicemente farli correre e dargli l'inerzia di eventualmente mettere di prima il pallone con il loro piede buono senza perdere un tempo di gioco. Io giocherei sempre così, sono sincero, però capisco che Chiesa e Quadrado su una fascia magari sono un po' pesanti perché dall'altra parte magari Aleksandr Kulusevski non spingono, non hai spinta magari sull'altra fascia, saresti destinato sempre a giocare su una fascia piuttosto che un'altra, quindi Chiesa e Quadrado sulla stessa fascia secondo me sono un problema tra virgolette per questo, perché non hai dei giocatori buoni a fare la stessa cosa anche dall'altra parte e quindi vai a monopolizzare il gioco solo da una parte. Il problema adesso viene quando sabato affronteremo l'Inter, perché l'Inter non la possiamo affrontare in questo modo, l'Inter non fa la partita, l'Inter non si propone in avanti, l'Inter non vuole giocare come il Sassuolo, l'Inter è una squadra che gioca anche molto in contropiede, cosa facciamo? Contropiede loro, contropiede noi, viene una partita tremenda che finisce 0-0 oppure vincono loro perché sono più forti e sono più bravi a sfruttare degli errori magari di posizionamento, di scalata della Juventus. Noi non abbiamo la squadra né in grado di palleggiare in maniera veloce per far venire fuori le squadre che sono intanate. Noi facciamo molto fatica con le squadre che si chiudono dietro proprio per questo. Come facciamo? Come facciamo? Non abbiamo un palleggio buono e veloce. Non abbiamo un centravanti a cui lanciare il pallone che lo può pulire per un inserimento, per un passaggio al compagno, per un appoggio, per procurarsi un calcio di rigore, per un colpo di testa. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Nessun giocatore della nostra rosa ha queste caratteristiche. Quando le squadre si chiudono, queste sono le due opzioni. Mi diceva un mio amico, se no il tiro da fuori. Sì, non abbiamo neanche quello. Quando le squadre si chiudono, noi facciamo una fatica tremenda. Quando invece le squadre attaccano, noi siamo una squadra brava a rompere il gioco, perché i nostri centrocampisti sono praticamente tutti di rottura, bene o male, a parte Arthur, se vogliamo, e Ramsey non so neanche se considerarlo un centrocampista, perché è un giocatore che vuole giocare più avanti, Pirlo adesso lo sta provando sull'esterno, all'inizio dell'anno l'aveva provato sulla tre quarti. Lasciamo stare, però abbiamo dei centrocampisti molto di rottura, degli esterni molto di corsa, di gamba. Dybala e Ronaldo, quando hanno dello spazio davanti a loro, si esaltano. Basta un uno contro uno, basta una giocata, un passaggio, un tiro, come abbiamo visto, e fa la differenza. Quando devono andare a scardinare delle difese chiusissime è un po' difficile, quindi la partita con l'Inter sarà difficile anche per questo, ed è per quello che dico 3%, perché magari gli altri si possono perdere punti per strada, cosa che sinceramente non penso.
credo che bene o male le altre si qualificheranno senza problemi, ma dipende anche e soprattutto da noi, e dobbiamo battere l'Inter, che sulla carta è la partita più difficile del campionato. Sono i campioni d'Italia e sono in uno stato di forma incredibile, possono superare 90 punti, Conte sicuramente vorrà superare 90 punti, e sono una squadra che gioca dietro. Come la scardiniamo, una squadra che gioca dietro? Voglio la vostra risposta qui sotto nei commenti.